Nuova iniziativa del difensore civico della Toscana, sentiamo. Ancora un'iniziativa del difensore civico della Toscana, Sandro Vannini, che vuole collaborare più strettamente con le associazioni che rappresentano consumatori e utenti. In che modo? Ce lo spiega adesso. Un protocollo d'intesa tra difensore civico e CRCU, Comitato Regionale Consumatori Utenti, finalizzato a mettere in maggiore relazione l'istituzione del difensore civico con tutto il sistema dell'associazione dei consumatori. Non era stato mai fatto, facciamo lo stesso, per certi versi facciamo le stesse funzioni, tuteliamo loro consumatori, noi cittadini che sono la stessa figura. In questi anni non c'è mai stato un rapporto fortemente collaborativo, ma non perché non c'era collaborazione, ma non abbiamo mai avuto in questi anni l'organicità di muoversi insieme. Il protocollo è molto semplice, mette in relazione il sistema delle associazioni con noi, nello scambio di quelli che vengono chiamati oggi casi ricorrenti, best practice, scambiarsi informazioni a favore dei cittadini, casistiche, cercare di integrarsi dove loro magari sono più competenti e più presenti. E dove noi magari siamo più informati. Ecco, questa è una sinergia per fare sistema, soprattutto in un periodo di crisi economica e che ha inasprito anche il sistema dei conflitti e delle necessità con soprattutto servizi pubblici essenziali, luce, acqua, gas, crisi economica, crisi sociale e anche un aumento delle tensioni, soprattutto dei cittadini verso i gestori dei servizi pubblici. Vediamo che su questo si può fare massa critica insieme e cercare di essere più efficienti.